Ciao! Allora, sono intasatissima, se si può dire, sono stra-influenzata, mi sento malissimo, però ho detto vabbè, facciamo un video, il video che volevo fare, il tag Too Much Information, soprattutto perché ora che, diciamo, il boom è scoppiato, quindi cioè, la moda è passata, diciamo, si vedono pochi too much information ora in giro e io sono del tipo che quando, diciamo, impazza un video aspetto che sia passato un po' di tempo prima di farlo anch'io perché non mi piace, non so, non mi piace fare la stessa cosa, diciamo, insieme a tutte le altre, ecco. Allora iniziamo, se guardo da questa parte perché ho il computer con le domande. E come sapete sono 50 domande, io rispondo e niente, iniziamo subito. Cosa stai indossando? Non so se lo potete vedere, ma sto indossando praticamente una maglietta grigia, maniche lunghe, scollata, con un top verde sotto e la tuta nera normale, quella pantalone che si usa per fare ginnastica, ecco. Sei mai stata innamorata? Sì, lo sono stata e sì, lo sono tuttora. Hai mai avuto una brutta rottura? Sì. Quanto sei alta? Quanto sono bassa? Perché io sono molto bassa. Sono 1,54, cioè neanche 55, 54. Quanto pesi? Esattamente troppo per i miei gusti, ecco. Non dico altro. Qualche tatuaggio, sì, ne ho tre e uno ve lo posso mostrare qui, ed è questo qua, che sarebbe il segno dell'infinito con la scritta Hope, speranza, ovvero per me sarebbe tipo infinita speranza, non si deve mai perdere la speranza in tutto. Poi ne ho un altro qui sulla spalla e una sulla caviglia. Qualche piercing. Se per piercing si intende le orecchie, allora sì, io ho gli orecchini, ma per il resto no, mi hanno sempre affascinato, però sono troppo cagasotto per poterlo fare, non, vedere gli aghi, quelle cose, non mi è mai piaciuto. OTP, One True Pairing, coppia nella finzione. Io non sono una di quei tipi che sta dietro la TV a vedere le coppie di attori o cose così, non mi sono mai interessata, ecco, anche perché mi sembra quasi che sia anche lì una finzione, cioè non mi sembra un vero amore, molto spesso lo fanno solo per aumentare, diciamo, gli ascolti, eccetera, eccetera, tipo, come si chiamano, gli attori di Edward e Bella di Twilight, si sono messi insieme, poi si sono lasciati, cioè una cavolata. Le coppie che più preferisco sono quelle dei libri, quelli sono sì finzione ma non si lasciano, cioè io chiudo il libro, stanno ancora insieme, quindi direi quelle, le coppie dei libri che più amo, poi non posso dirvene uno preciso perché ce ne sono tanti, ora per esempio sto leggendo The Elite, il secondo di Death Election e mi piace la coppia che è principale che c'è lì, che sarebbe Maxon e America. Show preferito, anche lì non vedo tanta TV, io sono poche le cose che vedo, soprattutto perché preferisco magari leggere o guardare video su YouTube delle altre YouTuber che seguo e mi piace stare lì a guardare e commentare perché penso sia un modo per fare amicizia anche YouTube. Comunque sia, preferisco. Se è proprio un show che devo dire, show se si intende, non so, il Grande Fratello? Quello si intende per show, non lo so. Preferisco dire il programma Avanti un altro, quello lo guardo, quello mi piace un sacco, Avanti un altro. Soprattutto se c'è Paolo Bonolis, se c'è Gerry Scotti già mi fa cagare. Band preferita? Non ne ho una specifica. Non ne sento una sola che dico, ah, quella è la mia band preferita, ecco. Qualcosa che ti manca? Mi manca la stabilità, mi manca l'indipendenza e
sono un tipo molto, diciamo che vorrebbe una casa tutta sua, le proprie responsabilità, lavorare, entrare già nel mondo, diciamo, degli adulti. E invece abito ancora con i miei, a me la cosa pesa parecchio, quindi cioè, mi manca avere questo, mi manca avere, diciamo, una stabilità, una indipendenza, mi manca avere una casa da poter dire mia, con le mie regole, e un mio lavoro, le mie responsabilità, entrare nel mondo adulto alla fine, perché mi sembra ancora di essere un adolescente, anche se non lo sono. Canzone preferita. Quella va da periodi, a periodi magari sono in fissa con una e allora ascolto sempre quella. Ora ultimamente sono in fissa con Happy. Quella lì, sì, quella che sta andando in fissa ultimamente in sto periodo. Però è bella, mi tira sul morale, diciamo. Quando la sento non posso non sorridere. Quanti anni hai? Ho 22 anni a maggio. Segno zodiacale, gemelli. Ma lo sapete già se mi avete visto nel tag di 50 domande. Però andiamo avanti. Qualità che cerchi in un partner? Allora, in un partner cerco, diciamo, non so come spiegarvi, l'essere l'uomo, potermi fidare, appoggiarmi a lui se sono in un periodo brutto, poter sapere che lui è la mia, diciamo, ancora, potermi affidare completamente a lui e deve essere uomo, non so come spiegarmi, un uomo maturo che faccia discorsi sensati. Sì, per me le qualità sono quelle, poi deve essere anche sincero, perché per me la sincerità è molto importante in un rapporto. Citazione preferita? Volere e potere. Attore preferito? Allora, come attore che mi piace come recita, c'è Johnny Depp, perché secondo me è un camaleonte, riesce a interpretare tanti personaggi, cambiarli come se fosse un vestito, prende, se lo mette e recita magnificamente, secondo me. Poi come bellezza abbiamo Ian. Allora, io il cognome non lo riesco a pronunciare, cosa che è davvero orribile da dire se è un attore preferito. Ian Somerlander, qualcosa del genere. Quello che fa praticamente Damon in Diario di un vampiro. È un gnoccolo pazzesco, mi piace un sacco. La bavetta quando lo vedo, fantastico. Quello che poi sarà il protagonista della pubblicità di Allure, se non sbaglio. Poi, di attrice femminile invece mi piace molto Nicole Kidman, Meryl Streep, tantissimo Meryl Streep, e un'altra, non mi viene il nome. Oh, che nervi. Annette Way, ecco. Colore preferito? Anche lì vado a momenti, ovvero. C'è stato un periodo della mia vita in cui amavo il nero, poi c'è stato un altro periodo in cui amavo il viola, proprio colori belli, allegri. Ora è un periodo che amo il rosa, mi piace il rosa e tutte le sue tonalità, da quello più chiaro a quello più scuro. E comunque, bene o male, mi piacciono quasi tutti i colori. L'unico che non mi aggrada granché è il giallo e l'arancione, che sono proprio troppo vivaci, ecco, non riuscirei a gestirli. Musica ad alto volume o basso volume? Alto sicuramente. E soprattutto io al mattino, quando andavo a scuola, la prima cosa che facevo appena sveglia era infilarmi le cuffie e spararmi il volume praticamente al massimo per potermi anche svegliare, perché il volume alto mi sveglia, mi dà una carica pazzesca, ecco. Dove vai quando sei triste? Mi chiudo in camera. Io quando, cioè almeno, non sono il tipo che riesce a uscire quando è triste,
Quindi mi chiudo in camera, sto nel letto, tipo moribonda, con lo sguardo perso nel vuoto, qualcosa di simile. Quanto in tempo impieghi per la doccia? Io ci metto un sacco. Sono infatti, ci sono tipo delle guerre quando vado io a farmi la doccia perché ci metto appunto un secolo, anzi che solitamente io mi organizzo, cioè se sono sola a casa mi prendo, praticamente ho un maialino che sono delle casse per l'iPod, io me lo metto in bagno, mi metto l'iPod e sparo la musica, quella è la doccia preferita, diciamo. Quindi ci metto all'incirca sui 40 minuti, se non di più, perché dipende molto appunto se sono da sola a casa o meno. Se non sono da sola cerco di farlo appunto entro i 30-40 minuti, anche perché io ho i capelli lunghi, devo asciugarmeli, devo passare la crema, la cremina, eccetera, eccetera, mi ci vuole il mio tempo. Quanto in tempo impieghi per prepararti la mattina? Anche lì dipende molto da dove devo andare, con chi ho a che fare. Perché se ho, per esempio, se devo uscire per portare giù il cane, per fare un esempio, due minuti, cioè nel senso il tempo di infilarmi le scarpe, mettere il guinzaglio al mio cane e portarla giù. Se invece ho un incontro che magari devo uscire con le amiche, più o meno mi ci vuole quasi un'ora, perché anche lì dipende anche se mi devo truccare pesante o meno, eccetera, eccetera, col trucco. Sono più esigente, ecco, ci metto più del guardaroba, ci metto di più sul truccarmi, ecco. Hai mai fatto rissa? No, sinceramente non sono il tipo, cioè, a parte che sono proprio gracilina, cioè nel senso molto delicata, mi basta che uno mi prenda così e mi stringa forte, che mi lascia cinque, proprio i segni dei cinque lividi delle dita. Quindi non mi converrebbe nemmeno fare rissa, finirei all'ospedale sicuro. Però ero molto manesca quando ero piccola. Mi cazziavo, diciamo, con i maschietti. Quindi se quella è una rissa, diciamo, per il resto però sono sempre stata molto pacifica, peace and love, e mi sono sempre fatta gli affari miei. Cosa ti accende? Allora, io immagino che qui intenda di entusiasmo. Quello che mi accende. Allora, sono le novità, i cambiamenti, quindi c'è, oddio c'è un'ape, porca vacca, perché? Perché? Io non so come potrei vivere in un luogo dove c'è praticamente un sacco di vegetazione e insetti, ma comunque tornando a noi, quello che mi accende sono appunto i cambiamenti, dicevo, e le novità, perché da una parte mi fanno paura, ma nello stesso tempo mi dà una scarica di adrenalina pensare a tutte le opportunità che mi si aprono con questo cambiamento, a tutte le occasioni, eccetera, eccetera. E poi mi accende, vabbè, mi accende, diciamo, lo shopping quando sono giù, infatti, e ultimamente capita spesso. Nel weekend infatti vedete sempre dei mini haul, non sono acquisti esagerati perché appunto non evito di spenderci un bordello di soldi, sono piccoli acquisti che può essere uno shampoo, che può essere una crema mani, che però mi fanno accendere, diciamo, mi tirano sul morale. Quello invece che mi spegne, ovvero la prossima domanda, sono. Allora, non so se vi è capitato, allora, ci sono due cose. Una è quando magari spero troppo in una cosa e poi mi rendo conto che magari non è come mi immaginavo. Stai lì a pensare, magari, che ne so, a un incontro per dire. Sei lì che te lo immagini, che non vedi l'ora e poi si spegne tutto perché non è come immaginavi. Poi un'altra cosa è quando magari. Sei lì che fai magari, non so come spiegarvi, la mancata reazione della persona con cui stai parlando, cioè magari sei entusiasta su una cosa, ti capita di parlare con, non so, con entusiasmo, dici, guarda, ho visto, mi è successo, così e così, e poi dall'altra parte ti arriva una reazione blanda, ah, ok, sì, no, va bene. Quello mi spegne parecchio, perché io sono più in sintonia, diciamo, con le persone. Quando una mi parla entusiasta, anch'io sono entusiasta per lei. Quindi
Quindi vedere una persona invece che non gliene frega un belino di quello che mi succede, allora mi spegne, ecco. Poi, per quale motivo hai aperto un canale YouTube? Allora, ho aperto un canale YouTube perché ho visto molte altre ragazze che parlavano di queste cose, ho scoperto anche per caso, perché stavo cercando opinioni sulla box di una donna vagabonda perché volevo acquistarla. E ho detto proviamo a cercare su YouTube e da lì mi si è aperto un mondo perché io sinceramente non seguivo nessuna, a parte qualche video di Clio, però per il resto non seguivo nessun'altra. Quindi lì mi si è aperto un mondo e ho detto ma sì, ma perché non posso farlo anch'io? E ho iniziato lì la mia, diciamo, altra vita di YouTube. Anche per, secondo me, anche un modo appunto per fare amicizia. Sì, ci sono determinate persone che magari non cercano amicizia e lo capisci subito. Tu sei lì che magari cerchi di parlare, chiacchierare e loro ti stroncano sull'immediato, cosa che io accetto perché è una loro magari opinione, è un loro modo di essere, ma non la vedo così io. Io penso che YouTube sia un canale, un modo, un mondo anche per conoscerci e fare amicizie. Sì, saranno virtuali, ma sono sempre amicizie, almeno io la considero così. Poi, paure. Ne ho un sacco. Una è quella che avete visto prima degli insetti. Io proprio. Anzi, che adesso la finestra è chiusa, ma se fosse stata aperta e l'ape fosse entrata, io avrei fatto un salto che avrei urlato, avrei emesso degli ultrasuoni, perché io quando urlo emetto ultrasuoni, e sarei corsa alla velocità della luce in una stanza a chiudermi, perché ho proprio il terrore e me l'ha attaccata la mia madrina. Quando ero piccola non avevo paura degli insetti, ma vedendo lei che ogni volta arrivava un'ape, scappava, urlava, mi ha preso anche a me e adesso sono fregata proprio alla grande perché ogni volta che entra un insetto, che vedo una vespa, un'ape, proprio terrorizzata, scappo. Un'altra delle mie paure, anche se non dovrei, cioè sarò magari presa in giro, io ho paura del buio. Cioè, avendo una fantasia molto elevata tra i libri e tutto quanto, chi legge bene o male ha una fantasia molto grande. Se vedo il buio, immagino cose disumane, cose che terrorizzerebbero anche Stephen King, secondo me, perché davvero non riesco, proprio non riesco. Vedo cose che non ci sono e allora devo avere infatti una lucina che, anche se durante la notte magari mi sveglio, devo avere quella lucina accesa perché sennò mi terrorizzo proprio un sacco. Poi, l'ultima cosa che ti ha fatto piangere, l'ultima cosa che mi ha fatto piangere è stata all'incirca una settimana fa, una decina di giorni fa, e mi mancava mia sorella e mi sono messa a piangere. Soprattutto succede di notte, quando nessuno può diciamo vedermi, ecco. Poi, l'ultima volta che hai detto ti amo a qualcuno? Ieri notte al mio ragazzo. Il significato del tuo nome su YouTube. Sproloqui di Deb, io sono logorroica. Quindi, e poi spesso, non solo quando parlo da sola, ovvero in questo momento sto parlando con voi, ma starei parlando da sola, ma spesso anche parlando in una conversazione con altre mie amiche. Passo da un argomento all'altro, se a volte iniziamo a parlare di libri, finiamo di parlare di cibo con un contorto percorso che non so nemmeno io, quindi a volte allora ho detto ma sì, sproloqui di Deb, sproloquiamo come faccio sempre io. Poi, l'ultimo libro che ho letto, allora l'ultimo libro che ho letto è stato Il peccato originale. L'ultimo della serie che si chiama Il ritorno di Tiffany Reis. Un libro che è davvero, allora, non lo consiglio ai minori di 18 anni e poi anche a chi è bigotto, ecco, diciamo, perché è un libro molto sconvolgente e depravato, direi. Quindi è un libro che, diciamo, devi avere una mente molto aperta per riuscire a leggerlo. E la storia è carina, ti drippa un po', però non lo consiglio a chiunque, ecco.
Libro che sta leggendo in questo momento è Delitto di Il Continuo di Selection, ma cioè, vi vorrei far notare che mi manca pochissimo, ragazze. Cioè, l'ho letto tutto in una notte. Questo vi fa capire. Cioè, ieri notte sono stata fino alle 4:30 sveglia per leggerlo, poi mi sono addormentata col libro in mano. Però questo vi fa capire di quanto sia meraviglioso quel libro. Dico altro. L'ultimo show che hai visto. Anche qui parliamo di show, non so, show. L'unico che mi viene in mente è appunto Avanti un altro. Non mi vengono in mente altri. Forse l'unica cosa che vedo è lunedì il Grande Fratello perché c'è Mia, ma per il resto non lo seguo neanche tanto perché non guardo nemmeno quello che succede durante la settimana. L'ultima persona con cui hai parlato. Deve essere stato. Ah, no, poco fa con il corriere. È arrivato il corriere, ma ho lasciato un pacchettino che poi vi farò vedere in un altro video insieme a tutte le cose haul, diciamo, della settimana. Tutto insieme, perché aspetto un altro pacco. Penso che mi arriverà la prossima settimana. Invece di farmene due o tre, preferisco farmene uno insieme. Che relazione c'è tra te e l'ultima persona a cui hai scritto? Martina, 91 Martina S, è un'amicizia, spero che sia così, è una ragazza carinissima e davvero sono contentissima di avere un'amicizia così su YouTube, perché io almeno io sono fatta in un modo così appunto, mi piace avere amicizie, allargare le mie amicizie, non solo perché sono qui a Genova, ho le mie amiche qui di Genova, mi piacerebbe averle per tutta Italia e infatti sono amica, cioè sto diventando amica di questa ragazza davvero. Non vedo l'ora di scendere giù e di incontrarla perché poi scenderò giù quest'estate. Ma vi parlerò meglio in un altro video. In un video chiacchiericcio. Cibo preferito. Cibo preferito. Allora, qua c'è il grande dilemma. Io sono una buongustaia, devo dirlo. Infatti è un patimento perché io poi sono una buongustaia, ma 360 giorni all'anno sono a dieta, quindi sono sempre a dieta. Nervoso pazzesco. Ma allora, amo i dolci, sicuramente amo tutti i dolci, sono una golosona pazzesca. Infatti, non so se notate, ma lì c'ho le mie due ovette che mi ha preso il mio ragazzo. Una sarebbe mia, una sarebbe sua, ma molto probabilmente finirò man per mangiare anche la sua. Quindi è così, sono rassegnata. Poi mi piace invece come cibo da mangiare, normale, e non paciugo. Allora, mi piace il purè, mi piace da matti il purè, non lo mangio da secoli perché anche lì sono a dieta. Poi mi piace la pasta alla Monte Carlo, che è un piatto che fa mia madre, è davvero meraviglioso, fantastico, non riesco a dir di no. E nemmeno la pasta al ragù che fa mia madre, perché è qualcosa di buonissimo, non riesco a farne a meno, non riesco a non mangiarla. Direi che sono questi praticamente i miei piatti. Sì, poi ci sarebbe una specie di piatto unico che fa mia madre sempre, che si chiama riso con pollo, che ci mette anche il formaggio, eccetera, eccetera, veramente buono. No, anche quello non lo mangio da anni. Questo per dirvi, perché ogni volta, mamma me lo fai? No, sei a dieta, va bene, grazie. Poi, vai con l'influenza, yeah! Posto che vuoi visitare, io vorrei girare il mondo, però se dovessi scegliere, allora innanzitutto c'è il Giappone, perché mi starà sempre qua il Giappone, perché è una meta che ambisco un giorno di andare, però ci vogliono un sacco, veramente un sacco di soldi, perché a parte il viaggio che ti stronca, che costa molto più dell'America, questo per farvi un'idea, a parte il viaggio c'è anche lì che ti devi mantenere e non so se lo yen vale meno o più dell'euro, mi sa che vale meno, però ci sono appunto il mantenersi lì, l'albergo, poi devi prenderti per forza un interprete perché secondo me, almeno io, come sono fatta mi perdo, sicuro, sicuro, 100%. Un'altra meta che però ambisco è andare in America, proprio
Mi piace, poi soprattutto per la questione che lì le cose costano una bazzecola. Cioè, io ho confrontato nei vari siti e mi dico, cavolo, cioè le cose che noi paghiamo qua, 50 euro lì costano 20. Perché? Perché? E ci andrei principalmente per quel motivo, però. Allora, ultimo posto in cui sei stata. Se si parla di viaggi, sapete che sono stata a Londra. Poi se è un posto un po' più vicino sono andata alle Cinque Terre, che è appunto a San Valentino. Sono andata col mio ragazzo. O era La Spezia? No, mi pare fosse le Cinque Terre. Vabbè, comunque sempre nella regione Ligure. Hai mai avuto un incidente? Purtroppo sì. Avevo le ruote praticamente lisce, si può dire. Pioveva di brutto. Uno davanti a me aveva frenato, io avevo frenato, ma ho slittato di parecchio e sono andata. Ho fatto un incidente e ho coinvolto quattro macchine perché dietro di me ce n'erano altre tre. Pazzesco. Però non mi sono fatta niente, per fortuna ero con mia madre, solo tanto panico, tanta paura, mi tremavo un po'. Però mi sono messa subito alla guida perché una cosa che mi ha insegnato mio padre è che quando si fa un incidente. Devi cercare di prendere più presto la macchina perché sennò se ti viene la paura basta, sei fregato, non guidi più. Allora, l'ultima volta che hai baciato qualcuno, ieri sera il mio ragazzo prima che partisse per la Francia, e come sapete il mio ragazzo lavora a Nizza, quindi ogni domenica sera parte e va, che poi sarebbe il lunedì mattina praticamente, per le 5 lui parte, va in Francia. E poi venerdì o sabato scende di nuovo giù e fa avanti e indietro praticamente. L'ultima volta che sei stata insultata su YouTube, non nei miei video perché come vedete io sono molto peace and love, cerco di essere anche molto gentile. Poi non mi importa sinceramente se qualcuno mi insulta, però non è. L'ultima volta è stato su YouTube su un video di qualcun altro perché insultavano una ragazza così senza motivo e io molto non mi faccio, a volte non mi faccio i cavoli miei su questo lato, cioè se una persona insulta senza motivo mi dà addosso, sono una della giustizia che lotta per la giustizia e non, quando vedo persone che fanno male gratuitamente senza nessun motivo mi sale la carogna e mi intrometto, ecco. Gusto di caramella preferito? Non vado matta per le caramelle perché mi fanno venire sempre, quasi sempre mal di dente. Però, allora, se parliamo di caramelle, quelle da prendere sciolte, tipo in bancarella, cose così, mi piacciono molto i tacchettini, che sono tipo le liquirizie piccole. Cos'altro? Tipo, allora, un tempo c'erano le dentiere, non so se ci sono ancora, tipo da vampiro. E mi piacevano anche le uova. Poi, se invece parliamo di caramelle confezionate che si possono prendere ai bar, mi piacciono le galatine, quelle ne mangerai un bordello. Un pacchetto non mi dura nemmeno un giorno. E le altre sono le Alpe Libe, quelle gusto classico, normale, quelle al caffè un po' meno. Poi, siamo alla fine, ragazze, ve lo giuro. Non riesco più a trovare la domanda. Che strumento suoni? Nessun strumento. Da piccola strimpellavo un po' la chitarra, però poi ho smesso. Non mi è mai interessato più di tanto. Forse mi piacerebbe molto il pianoforte perché mi piace il suono che fa. Però per il resto non ne suono. Pezzo preferito di gioielleria? Come vedete io non ho mai accessori. Direi orecchini. Non lo so, gli orecchini, però anche lì non li indosso diversi perché non mi ci trovo, cioè il fatto che devo mettere e togliere, poi alcuni orecchini sono pesanti, io sono abituata a questi piccolini che sono leggeri, mi piacciono se sono piccoli e leggeri, ecco, se no le collane, ma anche lì non ci tiro tanto, sono da gusti difficili in gioielleria, ecco. Poi, l'ultimo sport che hai praticato? Nuoto, non,
Per il resto sono molto molto pigra, ragazze, e incostante proprio, non riesco ad essere costante. Infatti avevo preso un abbonamento di 10 entrate e tipo ne ho fatte 6, le altre 4 le ho buttate all'aria praticamente. Ogni volta che io decido di andare in palestra, di fare uno sport, va a finire che sono incostante e spreco solo soldi. L'ultima canzone che hai cantato... l'ultima canzone che ho cantato penso sia la canzone quella di Frozen, però in inglese. Aspetta, vediamo se riesco a trovarla qui al computer, perché se no non so, non riesco a farmi capire io di cantare con i mal di gola, ragazze. Direi che è già un patimento parlare. Allora, questa qua. Ora va a parte. Quella, Let It Go. Mi piace un sacco di Demi Lovato, se qualcuno interessa. Poi, favorite chat up line. Mi pare di capire che questa domanda siano le piattaforme in cui chatti, praticamente, le preferite. Io le uniche due in cui chatto sono WhatsApp e Messenger di Facebook. Basta. L'hai mai usata? Se si riferisce a queste cose, sì, le uso praticamente sempre, anche perché con il mio ragazzo mi sento solo su WhatsApp quando è in Francia e con molte amiche su Facebook. L'ultima volta che sei uscita con qualcuno? Ieri con il mio ragazzo e il mio fratello, ecco, anche con mio fratello sono uscita andando a trovare il mio nipotino, che praticamente io abito qua e mio fratello abita qua. Quindi è praticamente difficile vederci tutti i giorni. Chi dovrà rispondere a queste domande dopo di te? Tutte, chiunque voglia che prende, dice vabbè sì, lo faccio come ho fatto io. Io se non fosse stato che Alice Like Audrey avesse detto, boh vabbè sì, vi taggo tutti, l'avrei neanche fatto. Perché, cioè, sì è bello, però è anche bello sentirsi taggare da qualcun altro, penso. Non lo so. Cioè, sapere che quella persona che ti ha taggato è curiosa di sapere le tue risposte. Io la interpreto in questo modo. A me piace, per esempio, quando mi si commenta, mi si chiede consiglio. È un modo per avere più contatto con voi, avere più feedback, diciamo. Niente ragazze, basta perché il video durerà se no un'eternità e non vorrei mai. Sarà già durato un'eternità. E io vi lascio. Ci vedremo in un altro video sicuramente. Anzi, ora ne giro uno su mentre parlo così a vanvera come al solito. Un bacione, ciao ciao!